microfono. Va bene, ricomincio. Sono Costantino Manes, sono un docente al Politecnico, mi occupo di idraulica. Il mio lavoro quest'oggi è di parlarvi di ingegneria civile. Ingegneria civile, che cos'è? Che cosa si studia? Cosa andrete a fare se deciderete di studiare ingegneria civile? Per farlo, ho deciso quest'anno di proporvi, un attimo che condivido, un quiz. Un quiz che è sostanzialmente basato su una lista di domande a scelta multipla. Adesso vi dirò come utilizzare il vostro telefono per partecipare. Sono domande, chiaramente sono domande gioco, però che riguardano argomenti dell'ingegneria civile. Quindi attraverso un gioco scientifico, argomenti comunque molto seri, cominceremo ad apprezzare l'importanza dell'ingegneria civile, che cosa fa l'ingegnere civile, quali sono le figure dell'ingegnere civile. E davvero il punto che mi preme di più sottolineare con questa presentazione è dimostrarvi che l'ingegnere civile è una figura dell'ingegneria enormemente trasversale. L'ingegnere civile fa tantissime cose, tutte estremamente rilevanti, specie nel contesto di cambiamenti climatici in cui ci troviamo, di transizione ecologica in cui ci troviamo e anche transizione digitale. Va bene? Quindi tanti problemi importanti. Allora, io vi chiedo di prendere il vostro telefonino e aprire il browser e andare a questo sito, kahoot.com. Così che possiamo cominciare a interagire e a scoprire che cos'è l'ingegneria civile. Vado anch'io, non è vero, sta funzionando. Eccoci qua. Adesso, se siete nel sito di Kahoot, vi chiede di scrivere un PIN, un numero, inserite questo che vedete proiettato, 8367742. Questo vi farà accedere al quiz che faremo insieme. Adesso so chi è Giacomo. Vediamo se si collega, c'è qualcuno, se si collega anche qualcuno da streaming. Se no, procediamo, aspettiamo qualche secondo. Direi che possiamo procedere. Allora, ragazzi, cominciamo. Ingegneria civile. Conto alla rovescia. Via. Allora, prima di parlarvi un attimino di quello che si fa in ingegneria civile, io voglio sapere due cose di voi. Adesso non è che ci sia un poll così ricco qua per poter fare delle statistiche, ma vorrei che mi diceste un po' cosa pensate delle seguenti cose. Facciamo un poll, quindi non è un quiz, non è che c'è una risposta esatta. Quanto siete convinte e convinti di iscrivervi a ingegneria civile? Cominciamo così. Totalmente, abbastanza, ma voglio saperne di più, poco, per niente posso andarmene. Abbiamo un abbastanza e un poco, più o meno. Vediamo se riesco a convincere il poco. Prima ci sono riuscito. Altra domanda, leggermente diversa. Quanto siete convinte e convinti di iscrivervi a ingegneria civile a Polito? Abbastanza, ma voglio saperne di più. Ok. Hai il codice? Dunque, vediamo se lo ritrovo. 8367742, basta che ti connetti a questo sito e ti chiede un PIN col quale. Com'è? È questo qua in basso, sì.
È un po' scritto piccolo, se vuoi l'ho detto, eh? Siamo. Sì? Allora, ho chiesto, la prima domanda è quanto siete convinti a fare ingegneria civile. Adesso è un poll, non è un quiz. Adesso ho chiesto quanto siete convinte e convinti a farla, a farla al Politecnico di Torino, che per ovvi motivi è una cosa che mi interessa. Allora, cominciamo a parlare adesso, entrare nel vivo. Che cos'è l'ingegneria civile? Allora, nell'immaginario collettivo, lo so, questo mi dà un po' fastidio, chissà se si può fare così. Nell'immaginario collettivo, l'ingegnere civile, a ben vedere, è un ingegnere che costruisce, che progetta, anzi, opere titaniche. Una delle caratteristiche dell'opera dell'ingegnere civile è di essere in grado di progettare cose, diciamo così, molto grosse. Pensate ai grattacieli. Grattacieli che sono strutture altissime e che adesso sono sempre più necessarie perché le città si riempiono e lo spazio in orizzontale, diciamo così, specie in Italia, che è un paese molto montuoso, dicevo, lo spazio in orizzontale è poco disponibile, bisogna andare verso l'alto. Si costruiscono sempre più grattacieli, che sono strutture che, come tutte le strutture, devono essere progettate tenendo conto di quello che noi ingegneri chiamiamo i carichi, cioè le forze che su di loro agiscono. La forza del vento, le forze, gli spostamenti indotti da terremoti, la neve, ci può essere di tutto. Il peso delle persone, degli oggetti che poi le stanze di questi grattacieli devono sopportare. D'accordo? Allora, quindi questa è una delle tipiche attività dell'ingegnere, l'ingegnere civile, soprattutto strutturista, fa queste opere. Si occupa della progettazione anche di grattacieli, come di tante altre cose. E una delle domande chiave, tecniche che si pone è: ma io ho la struttura portante di un grattacielo, cioè a che cosa devo stare più attento? Al terremoto, al vento, alla neve? Qual è la cosa che mi deve preoccupare di più e che devo considerare nella progettazione? Ecco per voi una domanda. In un grattacielo qual è l'azione che più vincola il progetto dello scheletro portante? L'azione del terremoto, l'azione del vento, il peso delle persone e degli oggetti, il peso della neve. Secondo voi, cos'è che conta di più? Manca ancora una risposta. Dunque, due di voi hanno detto il peso delle persone e degli oggetti, invece la risposta esatta è l'azione del vento. L'azione del vento che non è tanto, sì, le forze in gioco sono molto pesanti, ma c'è anche pericolo legato al fatto che poi, interagendo, vento e grattacielo creano dei vortici che fanno oscillare la struttura a frequenze pericolose, molto più pericolose di quelle legate all'azione del terremoto. Questo è un tipico modo di ragionare da ingegnere. Qual è la forzante più pericolosa? Come devo usarla per progettare quello che voglio progettare? E la figura che abbiamo visto adesso che si pone queste domande è soprattutto l'ingegnere civile strutturista. Ora l'aria o il vento non sono, diciamo, solo un pericolo per l'ingegnere civile. L'ingegnere civile è un grande problem solver, forse uno dei migliori, secondo me, e ha imparato negli anni a diventare anche molto creativo a utilizzare l'aria come elemento strutturale. I nostri ingegneri strutturisti si sono inventati le strutture pneumatiche, sono costruzioni fatte con dei palloni sostanzialmente che vengono gonfiati. Aspetto cruciale del loro funzionamento è il contributo dell'aria e della sua pressione. Voi sapete che cos'è la pressione dell'aria? Se non lo sapete, ne avete una conoscenza intuitiva, presumo. Allora, la domanda che ho per voi è: quale delle seguenti affermazioni è vera? Secondo voi, la pressione dell'aria all'interno è inferiore alla pressione atmosferica? È mantenuta uguale a quella atmosferica? È più alta, è più grande di quella atmosferica, oppure non importa la pressione dell'aria? Può
può essere sia inferiore che superiore. Uguale. Queste sono strutture molto particolari. Se siete appassionati di pallone, vi sarete accorti che l'Allianz Stadium in Germania è infatti una struttura pneumatica. Abbiamo la pressione dell'aria all'interno è superiore di quella atmosferica, esatto, è proprio così. Se non gonfiamo il pallone alla giusta pressione e non la manteniamo, chiaramente si perde di... si affloscia la struttura e non è portante in nessun modo. Ora, queste due sono, che abbiamo visto, sono due esempi molto peculiari di strutture, un grattacielo e una struttura pneumatica, che vengono progettate dagli ingegneri civili, da quelle figure all'interno dell'enorme cappello dell'ingegneria civile che si chiama ingegnere civile strutturista. Ma ci sono tante altre cose da sapere. Ora, se io dovessi dirvi il lavoro dell'ingegnere civile che più interdisciplinare che conosca, probabilmente vi direi la progettazione di un ponte. Quello che vedete è un ponte che attraversa un fiume, il Tamigi, un ponte di Londra molto famoso, che probabilmente conoscete. Ora, nel progettare un ponte, il team di ingegneri deve avvalersi di varie figure. Abbiamo imparato che c'è lo strutturista, che è creativo, che è in grado di dirvi quanto grossi devono essere i piloni, le travi, che materiale utilizzare, addirittura in grado di utilizzare palloni per fare delle strutture, e va bene. Poi le strutture dove poggiano? Per terra, dove c'è il suolo. All'interfaccia tra la struttura e il suolo ci sono le cosiddette fondazioni. Le fondazioni di una struttura, incluse quelle di un ponte, le progetta un'altra figura dell'ingegnere civile, che è l'ingegnere civile geotecnico, che è un ingegnere che ha grandissime competenze nel comportamento di terreni e rocce. Poi vedremo un esempio anche con le rocce. Poi, qui c'è l'acqua. C'è un fiume, bisogna attraversare un fiume e bisogna probabilmente considerare qual è l'azione del fiume sulla struttura, no? Ecco, nel progettare un ponte, probabilmente per considerare quelle che sono le forze, no? La grande forza trascinatrice dell'acqua, abbiamo bisogno di un'altra importantissima figura all'interno del mondo dell'ingegneria civile, che è l'ingegnere idraulico. L'ingegnere idraulico vi dice quanta acqua, in un caso estremo, può passare, può essere trasportata in un alveo, proprio volume per unità di tempo, quanta acqua passa in un'unità di tempo, che velocità ha e che profondità ha. Profondità è importantissimo, perché se devo progettare un ponte devo essere sicuro che non venga sommerso. La velocità determina più o meno qual è la forza trascinatrice della corrente che io uso come forza per progettare la struttura. Ricordavate, prima parlavamo del vento, che è un fluido che impone dei carichi, qui non c'è il vento, probabilmente c'è più l'effetto dell'acqua. Quindi, già tre figure. Inoltre, cosa c'è sopra il ponte? Cosa vedete? Autobus, macchine, tutto il mondo dei trasporti, che sono dei carichi fondamentali. Se passa un camion pieno di chissà cosa, molto grande, o un tram che è pesantissimo e pesa tonnellate, quelle sono tutte forze che quando vado a progettare il ponte devo considerare. Diciamo, i carichi e quindi tutto ciò che riguarda il mondo dei trasporti, lo vedremo dopo, appartiene all'ingegnere trasportista, chiamiamolo così, a cui ho dedicato delle slide. Ora, rimanendo in questo ponte che ci ha permesso di introdurre varie figure professionali, vi faccio una domanda. Considerate questo attraversamento fluviale, così si chiamano i ponti sopra i fiumi. Domanda, secondo voi durante una piena, quindi quando il fiume è bello grosso, qual è la causa più frequente di crollo di un ponte? La forza trascinatrice dell'acqua,
l'erosione dei sedimenti ai piedi delle fondazioni, l'urto di tronchi trasportati dalla corrente o magari il forte vento che spesso si manifesta durante i temporali. Cosa ne pensate? Questa non è una domanda banale, vi assicuro che molti colleghi forse non lo sanno. Voi sì. L'erosione dei sedimenti ai piedi delle fondazioni. Questo è un problema enorme. L'acqua quando passa attraverso, soprattutto se ci sono delle pile nel fiume, si dice in alve o in gergo tecnico, intorno alle pile si forma una cosa che si chiama turbolenza, quella che fa vibrare l'aereo anche quando è volate, andate a quello che volete. Sono dei vortici che scavano, scavano, scavano e tolgono letteralmente il terreno sotto il piede della fondazione. E quindi il ponte che fa crolla. Sapete quanti ponti sono crollati per cause di, si chiama scalzamento al piede? Negli ultimi 20 anni sono crollati quanti ponti in Italia, secondo voi? Per problemi di questo tipo. 150. Con conseguenze enormi. Pensate che bisogna ricostruire il ponte e quello costa diversi milioni. Ma l'impatto che ha l'interruzione di una via, di una strada, di una ferrovia sulla mobilità, quindi l'impatto indiretto dei costi per la società, sono 10 volte il valore di un ponte. Sono milioni e milioni, decine di milioni che vanno persi perché la struttura non è là. Resiliente, che è una parola che probabilmente avete sentito. Abbiamo parlato di interruzione di mobilità, che è un problema enorme. La mobilità sostenibile, ne avete mai si sente tanto adesso nei telegiornali, si legge nei giornali, ne avete mai sentito parlare? Avete mai sentito la parola mobilità sostenibile? Che un po' sono le due paroline che regolano le politiche di installazione di bike sharing, car sharing. L'idea è quella di regolare il traffico cittadino, urbano, extracittadino, come volete, in modo da ottimizzare i trasporti, minimizzare le emissioni, ok? E anche massimizzare la sicurezza nelle ferrovie e nelle strade. Ora, questo è un tema che affronta, attraverso metodi matematici non banali, soprattutto che riguardano la sfera delle reti, si chiamano così in matematica, l'ingegnere trasportista, di cui vi avevo fatto cenno io. Sono gli ingegneri civili trasportisti che ci aiutano a implementare questa che è una delle sfide più importanti, secondo me, da qua ai prossimi 50 anni. La mobilità sostenibile. Qualsiasi comune d'Italia, qualsiasi ente che voi conosciate, investirà, sta investendo milioni e milioni di euro per implementare questa mobilità sostenibile in Italia, nelle città, nelle regioni, a scala nazionale, regionale e comunale. Ok? È una sfida importantissima che non possiamo permetterci di perdere, scusate. Allora, per darvi un'idea della dimensione del problema, vi faccio una domanda. Quante auto da 4 posti, secondo voi, servono per trasportare in un'ora le stesse persone di un servizio tram offerto ogni 10 minuti? Un tram contiene più o meno, può contenere a piena capacità 200 persone. Quindi un'auto ogni 36 secondi, quindi 100 auto, 60 auto, 300 auto, 120 auto. Quale sarà il ruolo dei trasporti pubblici e dell'ingegnere trasportista nell'implementare un sistema di trasporti resiliente, efficace e sostenibile? Questa è la sfida che ci aspetta. Fate un conto, un'ora, ogni 10 minuti passa il tram. 200 persone, quante persone sono trasportate?
1200. Facendo i calcoli. Potete pensarla anche come... Beh, questi sono conti fatti così, eh? Non è che sono dei numeri precisi. Ci siamo quasi, manca una persona, credo. Quanto si risparmia in termini di traffico con un tram? La musica della tensione. La risposta giusta è 300. 300 auto nel traffico. Pensate quanto inquinamento, quanta anidride carbonica viene emessa da 300 auto e quanto non viene emessa da un tram. Ora, abbiamo parlato di sicurezza quando guidiamo. Un altro problema cui nessuno pensa è: beh, io l'auto adesso la devo anche parcheggiare. Allora, prendiamo questo caso. Vado in macchina, prendo la macchina, vado in montagna, decido di parcheggiare la montagna a lato di un versante. Un versante che chiaramente ha una pendenza molto forte. E osservate il problema. Problema in cui c'è un blocco di pietra che è fratturato, secondo quelle due linee più spesse blu, diciamo così. Un blocco, lasciate perdere i 250 kN, quello significa un blocco molto pesante, che è appoggiato su un piano di appoggio, un piano di frattura si chiama così, che è attivabile con un angolo di attrito di 25 gradi. L'angolo di attrito, se voi prendete un qualsiasi corpo, lo mettete su un piano, inclinate il piano e vedete a quale angolo il corpo comincia a muoversi, più o meno. Lì l'angolo è 27, l'angolo di attrito della roccia su quel materiale è 25 gradi. Poi vi dico chi è che studia queste cose. Secondo voi, cosa può succedere? Il blocco non si muove, si ribalta, quindi rotola e colpisce l'omino, scivola e colpisce l'omino, il blocco scivola e colpisce la macchina. Rapidi, 8, 7. La risposta esatta è: il blocco scivola e colpisce la macchina. Il blocco scivola semplicemente, non si rotola, diciamo così, perché è appoggiato, diciamo, il suo baricentro ricade sulla superficie di appoggio orizzontale, scivola perché è posizionato su un piano che è molto più inclinato dell'angolo di attrito. E uno si viene da chiedere: vabbè, ma che c'entra questo con l'ingegneria civile? La stabilità dei versanti, Chiara sta dominando, la stabilità dei versanti, ecco quello che succede. Il blocco cade e colpisce la macchina. Dicevo, la stabilità dei versanti è un argomento, quindi le frane anche, le valanghe, se volete, sono degli argomenti che sono tipici dell'ingegnere civile. L'ingegnere civile ha una grande conoscenza, soprattutto il geotecnico, di cui parlavamo prima, anche di problemi di natura così più del territorio. Problemi che si studiano anche attraverso la conoscenza della geologia. C'è sempre un esame di geologia applicata in ingegneria civile. D'accordo? Quindi, come vedete, c'è tanta trasversalità. Ora, cosa è successo? Che il blocco qua è caduto sulla mia macchina, magari avessi una macchina così, è caduta lì e si è rotta. Dove l'ha portata la macchina? L'ha portata in officina. E in officina... voi direte: vabbè, in officina ci sarà il meccanico, non c'è l'ingegnere civile che mi aggiusta la macchina. Non ci sono dubbi. Ma è grazie alle competenze che ha un ingegnere civile idraulico, per esempio, che voi siete in grado di studiare quella che è la meccanica dei fluidi, soprattutto dell'acqua, ingegnere idraulico di cui abbiamo già parlato. Dicevo, è grazie a loro che noi adesso abbiamo dei sistemi che ci permettono di sollevare qualsiasi peso, come il peso di una macchina, che più o meno è una tonnellata e mezzo, 1500 kg,
E quindi vediamo come. Giusto per vedere cosa studierete se farete ingegneria civile e studierete idraulica. C'è una macchina posta su una superficie A1 che galleggia su dell'acqua messo in un contenitore a forma di U. La superficie A1 è 15 metri quadrati, abbastanza per tenere una macchina, e l'altra estremità del tubo è A2, è 0,01 metri quadrati, una cosa così. Ok? Allora, questo è il principio del cosiddetto martinetto idraulico. La domanda che sto per farvi è: che forza, che peso devo mettere qua sopra, il minimo peso per tenere la macchina in equilibrio perché non cada giù? Cosa basta appoggiare sul piatto A2? Una persona, 70 kg, due pacchi di pasta, 1 kg, una piuma, 2 grammi, un elefante, tonnellate. Cosa ci vuole per tenere la macchina in equilibrio? Vediamo un po'. Allora, le risposte più frequenti sono state una persona, due pacchi di pasta, che è quella giusta. Basta il peso di 1 chilo, che se appoggiato, perché è la pressione che conta, quindi la forza su superficie, non tanto la forza peso. Dico, noi teoricamente, se organizziamo bene il sistema, anche con un dito, con la forza di un dito, riusciamo a sollevare una macchina. E questo è grazie alla conoscenza di quella che è l'idraulica, appunto, che studierete da ingegneri civili. Bene, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo parlato dell'ingegnere strutturista, abbiamo parlato del geotecnico che si occupa di rocce e fondazioni, abbiamo parlato dell'idraulico che è bravo a gestire e a modellare il movimento dell'acqua nei fiumi, conosce la meccanica dei fluidi per costruire anche delle macchine che ci permettono di sollevare cose. Abbiamo parlato dell'ingegnere trasportista che aiuta a organizzare il traffico nelle città, nelle regioni, nei paesi in generale. Approfondiamo, cioè l'ingegnere dei trasporti non si occupa solo di reti e di gestione del traffico, ma progetta anche le strade, soprattutto le ferrovie, dove i veicoli si spostano. Quindi diciamo così che l'ingegnere civile ha grandi competenze nel mondo della meccanica, che sia la meccanica delle rocce, la meccanica delle strutture, la meccanica dei fluidi, ma anche la meccanica dei materiali in generale, la scienza dei materiali, meglio detta. Siamo, noi ingegneri civili, molto bravi a fare un mix di cose, in questo caso bitume per le strade, in modo che possano resistere a carichi violenti imposti da tutto quello che serve all'uomo. Il trasportista, l'ingegnere delle infrastrutture, dei trasporti, progetta anche aeroporti. Dove atterra l'aereo? Su un manto stradale, no? E quando atterra, mazza, l'aereo pesa, impone, si atterra su qualche ruota e impone delle tensioni sul manto stradale che sono davvero molto forti. Quindi dobbiamo essere in grado di progettare il manto stradale in modo che possa resistere. Allora, qui avete tre aerei. Uno più pesante, l'A340600 su 12 ruote, un altro, questo è il più leggero, scusate, a sinistra, un altro più pesante, sono quasi 400 tonnellate, ma poggia su 16 ruote, e ce n'è un altro gigante da 575 tonnellate che poggia su 20 ruote quando atterra. Allora, l'ingegnere trasportista dei trasporti e delle strade, a cosa deve essere più preoccupato? Quale degli aerei impone le tensioni maggiori nella pavimentazione? Il primo A340600, il secondo B747, il terzo, oppure i veicoli inducono le stesse tensioni? Chi ci crea più problemi, secondo voi? Buona risposta. Due risposte.
corretto, bravi, ci avete preso. È il primo, perché nonostante sia il più leggero, ha meno ruote degli altri. Quindi di nuovo il concetto di tensione, che è una specie di pressione, è quello che conta, non tanto solo il peso. Stiamo giungendo verso il fondo. Chiara è sempre on top. Ora, quando si prende l'aereo, ma anche quando si prende la macchina, anche gli ingegneri, ma tutti, devono sapere dove andare. E l'ultima figura che voglio proporvi, descrivervi, che appartiene al mondo dell'ingegneria civile, è quella della... forse lo conoscete come il topografo o il geomatico, forse in termini più moderni. Ora, l'ingegnere civile deve avere delle abilità nel rilievo del territorio. Cosa significa? Deve essere in grado di rilevare la forma del territorio e riportarla su un disegno, in questo caso su una mappa, va bene se la facciamo a scala planetaria. Deve conoscere quelle che sono le approssimazioni e le difficoltà in un'operazione del genere e tutta la matematica soggiacente. Questo è fondamentale perché oltre a mappare e a rilevare il territorio, l'ingegnere civile deve essere il topografo, deve anche guidare la costruzione di qualsiasi struttura e dire se c'è un ponte, un palazzo, insomma quel pilone deve stare lì, non è che lo puoi mettere mezzo metro più a destra o più a sinistra, deve stare in un posto preciso. E quindi è in grado, attraverso molta tecnologia, alta tecnologia, di guidare, come dicevo, la costruzione di un qualsiasi manufatto. Soffermiamoci però sul problema delle mappe. Leggere le mappe non è qualcosa di così banale. Ve lo dimostro. Guardate bene questa mappa, che siete abituati a guardare, una mappa che conoscete. La domanda che ho per voi è: la superficie della Groenlandia, nella realtà, rispetto a quella dell'India, è più grande, circa uguale, più piccola o la metà, secondo voi? Guardate l'India, guardate la Groenlandia, Greenland. L'unica risposta che non ha preso voti è quella giusta. Nella realtà la Groenlandia è ben più piccola dell'India. Quello che vedete nella mappa purtroppo è una distorsione dovuta al fatto che noi ingegneri dobbiamo visualizzare le cose in maniera pratica su un foglio di carta, cose che sono sferiche. La Terra, il pianeta, è sferico. Quando la proiettiamo su un pezzo di carta, su una mappa, cosa succede? Ci sono delle distorsioni che ci danno una percezione delle distanze che è completamente errata, che bisogna conoscere e bisogna misurare sapendone, bisogna fare i conti in maniera giusta. Ecco, quindi bisogna saperle interpretare, le mappe. E questo è uno dei lavori dell'ingegnere geomatico. Mappare il territorio. Non si usano più tanto le mappe, ai giorni nostri si usa il GPS, che forse avete usato anche voi per venire qua, guidando attraverso la triangolazione di 3 satelliti, quindi calcolando il tempo che un segnale emesso dal vostro GPS impiega per andare, non so, dalla macchina al satellite. Sai che identifichi una sfera, lo fai con 3 satelliti, hai 3 sfere, l'intersezione di 3 sfere dà la locazione del punto, più o meno funziona così. E la tecnologia che usa il satellite, il GPS, ormai ci permette di localizzare oggetti anche in movimento. La domanda che ho per voi è: con che precisione riusciamo a localizzare in tempo reale una persona, un veicolo, quello che sia, che si muove con l'uso del GPS? Precisione di 1-2 mm, 1-3 cm, 10-15 cm, 1-2 metri. A che livello di dettaglio siamo arrivati? Secondo voi? Esatto, bravi.
1-3 centimetri. Pensate, abbiamo la precisione così. Sappiamo dov'è una persona. Il topografo, il geomatico, usa tecnologie legate ai satelliti per localizzare cose, per mappare. Si usano molto i droni. Probabilmente ce n'è uno di sotto che potete vedere nei team studenteschi attraverso tecniche basate sulle immagini. Una tecnica che si chiama fotogrammetria. È una disciplina affascinante, un'altra delle discipline affascinanti che si studiano in un corso di ingegneria civile. Ora, io ho finito di farvi le domande. Se ne avete voi per me, sono a disposizione. Sul corso di ingegneria civile, sul corso di ingegneria civile al Politecnico. La domanda che mi fate sempre è: si trova lavoro da ingegneri civili? Sì, tanto, tantissimo. C'è una sete di ingegneri civili enorme. Enorme, lo vediamo. Ci telefonano le aziende. Io ho laureato un paio di ragazzi, hanno trovato lavoro prima di laurearsi. L'ingegnere civile deve affrontare delle sfide enormi e le aziende, il mondo privato, anche quello pubblico, sa di averne bisogno e li richiede tantissimo. D'accordo? Ora io, se voi non avete domande, ne ho un'altra per voi. Io spero di aver veicolato un messaggio molto importante. Innanzitutto che l'ingegneria civile non è solo strutture, per quanto importanti. L'ingegneria civile si occupa di tante cose, è estremamente trasversale. Secondo la mia modesta opinione, è il problem solver per eccellenza. Ha delle competenze che vanno un po' dall'acqua, alle rocce, alle strutture, al rilievo del territorio, ai satelliti, ai droni, all'alta tecnologia. C'è un po' di tutto. Quindi estremamente trasversale, è affascinante. Spero anche di avervi veicolato il messaggio che io, ma anche i miei colleghi qua del Politecnico, siamo affascinati da questa materia. Ci piace e spero quindi di avervi convinto che qua dentro c'è molto entusiasmo. Ora, conosciamoci un po' meglio. Io vi ho fatto una domanda all'inizio. Vediamo se sono riuscito a convincervi di quanto sia bella ingegneria civile. Quanto siete convinti adesso che avete visto questa presentazione di fare ingegneria civile? Totalmente, abbastanza, poco, per niente, per carità, voglio andare. Vediamo se ho fatto bene il mio lavoro. Se non ho fatto bene il mio lavoro, adesso vi presento una persona. Ho guadagnato un totalmente ed è andato via il poco, quindi da poco siamo andati abbastanza, ma voglio saperne di più. Bene, mi fa molto piacere. Bene, l'ultima domanda, poi vi lascio liberi. Quanto siete convinte e convinti di iscrivervi a ingegneria civile, non in genere, non al Polito? Vediamo. Tripudio, grande successo. Io vi volevo presentare il professor Baglieri, che è il coordinatore del corso di ingegneria civile. È un po' il nostro faro, la luce che guida. Dico, io ero seduto lì dietro, guardavo la presentazione del professor Manes di Costantino, sicuramente molto più bravo di me e più smart di me nel presentare il corso di studi. Io infatti cercherò di parlare il meno possibile, eventualmente rispondere alle vostre domande. Volevo però sottolineare una cosa importante, le opportunità lavorative. È chiaro che la scelta di un percorso universitario non deve essere legata solo e soltanto alle opportunità di lavoro che ci saranno dopo, perché bisogna seguire i propri interessi, le proprie inclinazioni e insomma anche la propria vocazione. Però è anche tenere, diciamo, in considerazione quelle che poi sono le prospettive, no? Perché uno può fare una cosa fighissima, però poi diciamo non c'è lavoro o magari si ritrova costretto a fare cose completamente diverse.
È un elemento importante quello delle opportunità lavorative, diciamo che dovete tenere in considerazione. Questo, diciamo, qualunque sia la scelta che poi vorrete fare. Oggi come oggi, in questo settore, per varie ragioni, lo diceva anche prima il professor Manes, ci sono delle opportunità di lavoro straordinarie, cioè gli studenti, i laureati, ce li strappano di mano, letteralmente. Quello che diceva prima è vero, proprio stamattina ho avuto tre telefonate da parte di uno studio professionale di due aziende alla ricerca di neolaureati in ingegneria civile, anche triennali, quindi da inserire, diciamo, già subito al termine del triennio. E nei prossimi anni le prospettive saranno, diciamo, di ancora maggiore crescita, perché comunque ci sono importantissimi investimenti in questo settore, investimenti anche legati però all'innovazione, perché il famoso PNRR, non so, penso ne avete sentito parlare, no? Il famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, investe tanti soldi nel settore delle costruzioni in genere, quindi infrastrutture, opere idrauliche, tutto il tema della messa in sicurezza per i terremoti e quant'altro. Però fatto in chiave moderna, quindi diciamo i due paradigmi sono la transizione ecologica e la transizione digitale. Quindi le figure professionali che noi vogliamo formare e che formiamo, sono figure di ingegneri civili che però hanno delle competenze green e competenze digitali. E questo nei nostri corsi, diciamo, abbiamo inserito tutte queste competenze. Quindi è una scelta questa, da un punto di vista lavorativo, molto, come posso dire, molto furba. Okay? Fermo restando che poi, come dicevo prima, non deve essere soltanto il lavoro, quello che farò dopo, a guidarvi nella scelta, però tenetelo in considerazione. Okay? L'altro giorno abbiamo fatto, dico soltanto quest'altra cosa e poi, diciamo, sono a disposizione, siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande. Abbiamo presentato un accordo con un'associazione che racchiude tutte le imprese di costruzione d'Italia, si chiama ANCE. Okay? E questo accordo riguarda i tirocini. E nei nostri corsi di laurea, sia triennale che magistrale, diamo tanto peso e tanto valore al tirocinio. E perché fare il tirocinio permette voi di imparare, ma imparare le cose sul campo. Noi chiamiamo questo tipo di attività learning by doing, cioè imparare facendo. E la cosa interessante è che sono state le imprese a chiedercelo, cioè è l'associazione delle imprese che è venuta da noi e ci ha detto: noi abbiamo bisogno non solo di poi professionisti laureati, ma abbiamo bisogno e desideriamo avere nelle nostre aziende anche dei giovani e delle giovani che durante il periodo universitario vengono a, diciamo, fare il tirocinio da noi, sia nel primo livello, poi anche nel secondo livello. E quindi puntiamo molto sulle attività poi pratiche, okay? Nell'ambito degli studi professionali, nell'ambito delle costruzioni. Quindi questo è un altro elemento, diciamo, sul quale vi invito a riflettere nella vostra scelta. Ok? Ma siamo qua, se avete delle domande. Anche se vi possono sembrare banali, ma banali non lo sono, quindi diciamo qualunque cosa vi viene in mente, noi siamo a disposizione. Anche gli stand in basso di ingegneria civile, possibile nell'environmental engineering se siete interessati al corso internazionale. Ci sono i colleghi e studenti che potranno rispondere a tutte le domande. Io spero che, insomma, questa presentazione vi abbia chiarito un po' quali siano i contenuti del corso di studi, abbia chiarito anche le opportunità di lavoro e di quanta passione ci mettiamo. Queste sono le aule. Questa è molto bella, devo dire, ce ne sono forse anche di più belle, ma anche di più brutte, chiaramente. Questa è la media, direi. Però questi sono un po' gli ambienti dove imparerete. Sono più o meno molto simili. E niente, vi aspettiamo. Grazie e arrivederci. Voglio farvi due domande se Che deve entrare il prossimo gruppo, mi sa, Raz. Se c'è qualcuno, se non c'è nessuno. velocemente, siete tutti di Torino o venite anche da fuori? Fossano?
Ah, addirittura. Lei? Ah, di Udine, ecco. E che scuola frequentate? Lei? Ah, scusate. Non l'avevo capito, scusate. Vabbè, grazie, era solo così, giusto un piccolo sondaggio, un piccolo poll. Andrea, molto bene. Grazie. Grazie a voi.